Buongiorno a tutti, martedì 23 marzo. Tra pochi secondi sarò in collegamento con Pierluigi Brugnoli. Farò visita a lui e alla sua boutique romana. Parleremo di stile, eleganza maschile, ma soprattutto parleremo di scarpe. Qua avrò il piacere di avere con me ancora un'altra volta una persona davvero esperta in questo campo. Tra l'altro vanno anticipatamente ancora i miei più grandi complimenti, perché è un ragazzo giovanissimo ma ha una capacità, una conoscenza e una passione frutto non solo della tradizione familiare ma ovviamente anche della sua indole. Qualche secondo, come sempre, per dar modo a un po' di amici di collegarsi e poi entreremo nel vivo. Eccoci qua, Pierluigi, buongiorno. Eccoci, aspetta che non ti vedo. Connessione, però ti sento, eh? Sì, vai io. Eccoci. Ciao, Fede. Ti recuperiamo e poi entriamo nel vivo della chiacchierata. Stavo anticipando che, insomma, ero molto contento di farti nuovamente visita, anche se solo sì, virtualmente. È vero, a è Roma. Passato un anno. È passato un anno dove anche io non ho avuto grande modo di muovermi, nonostante potrei, diciamo, da patentino in quanto per motivi di lavoro, Lavoro, no? Quindi ho certo. buona. Ho la giusta per giusta causa, però diciamo ho preferito rispettare il più possibile le restrizioni, comportarmi bene. Adesso ho in programma ovviamente poi un giro effettivamente dal vivo, speriamo davvero a partire dalla metà di aprile in poi Ma in certo. giro su e giù per l'Italia. Stavo Ottimo. raccontando che sono molto contento oggi di averti qua. Parleremo di gusto, eleganza maschile, ma soprattutto di calzature maschili di qualità, con una persona che un po' per la sua storia familiare, la sua tradizione, ma soprattutto oserei dire per la tua grande capacità e la tua indole di essere un curioso, Grazie. sei veramente un attento conoscitore del settore. Ed è molto bello questo, tanto perché si parla sempre di giovani, ricambio generazionale, ma io per primo ho sempre detto ok, bene, se ci sono delle persone valide, perché se il ricambio generazionale vuol dire solo che mettiamo dentro, diciamo, forze giovani ma poco capaci, Sì. sinceramente non credo che serva. Ma In no, questo sono caso, d'accordo. fortunatamente, abbiamo veramente una persona molto capace. Questo non lo dico solo io, lo Grazie dicono mille. e lo pensano tantissimi. E tra le altre cose, la nostra diretta dell'anno scorso è stata tra le più seguite, tra le più apprezzate. Ed è Grazie. per me un motivo di grande vanto. Perché? Perché ho con questo percorso, nella realtà dei fatti, ho fatto una cosa semplicissima: semplicemente mettere a disposizione, nel mio piccolissimo, una vetrina e uno strumento per tanti di voi per fare una chiacchierata e presentarvi a tante persone che magari ancora non vi conoscevano. Quindi, alla fine avete fatto tutto voi, ma è stato molto interessante poter dare anche questo tipo di messaggio, questo tipo di racconto, e quindi è stato bello ricevere messaggi di apprezzamento che dice: ah, caspita, non lo conoscevo, oppure caspita, ma è il figlio di Brugnoli, ma quello che aveva le scarpe Parioli a Prati, sì, proprio lui, quel ragazzo lì. Ed è una Sempre bella noi. storia, ed è una bella storia, sinceramente. Grazie. Allora, ti facciamo visita nel tuo negozio di Via degli Sì. Scipioni. Siamo a Prati. E Esatto. Oggi intanto vi dico ecco. subito che sono qui, nonostante siamo in zona rossa, avevamo delle consegne in programma, quindi la scusante era questa. Poi ogni scusa è buona per tornare al negozio un po' per noi e mettere a posto. Quindi intanto grazie di tutto quello che hai detto, un po' di complimenti me li prendo, un po' sono anche una nostra croce, ci capita spesso di incontrare gente in giro dove magari per la prima volta ci presentiamo come privati e diciamo Brugnoli, e loro ci guardano e ci dicono quelli delle scarpe, quindi non è la prima volta che me lo sento dire, siamo i scarpari un po' per tutti, sì, questa è la verità. Nasciamo per questo motivo qui, esattamente come propositori di un certo tipo di prodotto con un certo tipo di storia dietro e qualità. Ci è sempre venuto naturale, oggi è un po' più complicato,
ce lo possiamo immaginare per vari motivi comuni e non a tutti, però insomma sì, questo è quello che vorremmo continuare a fare e quello che stiamo provando a fare. È chiaro che quello che dicevi te del cambio generazionale, io stesso lo vedo con me perché lavoro tutt'oggi con persone che magari avevo visto quando accompagnavo mio padre a fare gli ordini, esattamente le stesse. È chiaro che noi lavoriamo pure in un mondo dove oggi siamo contornati, scusa, lavoriamo con un prodotto che oggi è circondato da streetwear, da moda veloce, da quindi uso e consumo rapido. Questo è tutt'altro, quindi è pure difficile entrare in queste dinamiche, forse per questo. Decisamente, ma diciamo, dovremmo essere più bravi noi del settore, mi ci metto dentro anche io, a ovviamente imparare laddove dobbiamo a comunicare meglio, Sì, perché sicuramente, è fondamentale. per quali motivi? Allora, tanto comunicarlo, tanto parliamo di prodotto di qualità, un prodotto che non ha tempo, e oggi più che mai, visto che il tema della sostenibilità è diventato centrale, sostenibile non vuol dire solo comprare capi di cotone organico piuttosto che di pellame Assolutamente. riciclato, vuol dire comprare anche delle ottime calzature di qualità o dei prodotti in generale di qualità che abbiano un ciclo, una durata, non dico Molto più lunga. infinita, ma sicuramente molto, molto più lunga. E Assolutamente. da questo punto di vista credo che ci debba essere maggiore cultura e voglia da parte del consumatore, ma ripeto, l'ho detto altre volte, il consumatore cammina per le strade delle nostre città, dobbiamo essere noi, Sicuramente. voi, imprenditori e negozianti, a riuscire a trasmettere questo messaggio. Non basta, e tu lo sai meglio di me perché avete avuto diverse evoluzioni e da tempo ti batti per questo, avere una storia. Quello che ha Sì, fatto mio per nonno, forza. mio padre. È vero che l'abbiamo detto l'altra volta proprio nella diretta con te, simpaticamente. Noi romani campiamo di rendita per quello che hanno fatto gli antichi Certo. romani, però, insomma, cerchiamo, no, di fare il nostro. Tu lo stai facendo, mi permetto di dirlo io, non lo puoi dire te perché sei una persona per bene e da questo punto di vista, no, giustamente non ti devi vantare tu. Però lo posso dire io perché io Io ti ti seguo seguo da da tempo e ragazzi, qua troviamo una persona che a livello di comunicazione su un prodotto storico di qualità, che ovviamente ha anche dei prezzi, ma poi scopriremo e approfondiremo che per fortuna si può comprare prodotto di qualità con varie fasce di prezzo, quindi non vuol dire che una sì, scarpa deve costare assolutamente. per forza 1.000 euro, 700 euro, ma ci sono degli ottimi prodotti al costo poco superiore a quello di una sneaker, insomma, spesso e volentieri. Ma guarda, spesso anche molto meno, per quello Quindi che si vede. qua la capacità è veramente della tua cultura e di quello che stai continuando a fare con il profilo anche relativo dei tuoi social di Instagram, perché fai un tipo di comunicazione su un prodotto che ha una storia, lo fai in una maniera fresca, immediata, che io penso non solo piace ai giovani, ma piace soprattutto anche alle persone più adulte, perché comunque vivono delle emozioni differenti e dicono: caspita qua, cioè, mi fa incuriosire perché mi mischia o mi Grazie. mette il prodotto vicino a delle tematiche, intanto che sento vicine, ma le vede in una maniera differente. Tra l'altro, nella bravura di mischiare tradizione e innovazione, o soprattutto un approccio differente, no? Perché poi la mixi con, Sì, è voglio vero. dire, cose tradizionali, che sia il buon cibo romano e non, il tema del golf, che comunque sicuramente è più vicino a una persona adulta che non a Sì, uno sì, sì. super giovane, ha una bella auto, ma comunque un'auto che ha storia, che abbia significato anche dal punto di vista non del brum brum, faccio la sgasata, ma che ha una storia in termini di design piuttosto che di qualità, o ha fatto Sì, storia. Può è essere anche vero la Panda stessa, no? Vedevamo, no? magari, Quindi guarda, magari, assolutamente. auto che abbiano una storia, che siano diventate icone nel corso del tempo. E se vedi anche nella musica, oggi stesso tu avevi, no, nelle tue stories, metto la buona musica ci aiuta, voglio Sì, dire, è vero. non è che c'era la trap di sottofondo, c'era uno dei cantautori italiani, se non uno di quelli famosi maestri, no, da questo punto di vista, Sì, è vero. che ha lasciato, diciamo, Allora, il segno. diciamo che io, essendo cresciuto in questo ambiente qui, non so se per fortuna o per sfortuna, comunque mi sono sempre relazionato a un tipo di pubblico un po' più adulto rispetto alla mia età, perché comunque mi capitava spesso, magari dopo scuola, di fermarmi al negozio con mio padre, che di conseguenza, essendo un negozio per non proprio giovanissimi, io avevo a che fare con gente un po' più grande di me. E quindi questo forse mi ha fatto apprezzare un certo tipo di cose prima rispetto a quando magari i ragazzi giovani l'arrivano ad apprezzare un po' più là nel tempo. Quello che dici tu della comunicazione è verissimo. E la cosa assurda però con cui io
diciamo, la prima cosa che dico per spiegarmi, la verità è che le scarpe non sono cambiate rispetto a quelle che era che vendeva prima mio padre fino a quando lavorava 10 anni fa o comunque quando ha iniziato, sono sempre le stesse, quindi il concetto dietro il prodotto è il medesimo. È chiaro che prima c'erano i giornali, la carta stampata, le pubblicità in televisioni, dovevi stare in una certa via di Roma perché quella via chiamava un certo tipo di pubblico. Oggi tutto questo è dato da questo apparecchio con il quale sto parlando davanti alla faccia. E quindi diventa fondamentale trasmettere, almeno quello che noi abbiamo capito, trasmettere quello che noi portiamo quotidianamente al cliente che ci viene a trovare in negozio sui social. Che è complicato, perché poi la cosa bella di queste scarpe è pure l'odore, è pure un po' il tatto, è pure tutta questa cosa che c'è dietro. Quindi ci impegniamo nel comunicarlo nel modo più chiaro e semplice possibile. C'è pure da dire questo, che io, sempre non si sa dai punti di vista sfortuna o fortuna, sfortuna perché tra virgolette non posso permettermelo, fortuna perché voglio farlo io ed è la mia passione, io quello che faccio lo comunico come piace a me, perché lo faccio da solo, a partire dalla foto fino alla didascalia. È chiaro che oggi questa tipologia di attività è supportata spesso da macchine, che sai, influencer, pagine che ti spingono altre pagine, società che curano i guarda, media, eccetera. Da questo punto di vista verissimo, ma innanzitutto io sono molto vicino a te da quel punto di vista, perché entrambi facciamo tutto da soli, e quindi, come dici te, nel bene o nel male, esatto, facciamo il nostro e lo facciamo come piace a noi, come ce lo sentiamo, sempre cercando di portare qualcosa di nuovo, di curioso, ma comunque sempre qualcosa in cui crediamo, no? Quindi parte sì, da noi questo. E di contro, proprio in quest'ultimo anno, se da una parte i social e tutta la comunicazione via web ha avuto un'ulteriore accelerazione, di contro, quindi potenzialmente si è allargato, no? Il pubblico, certo, che ne usufruisce, e tutti, certo, alla corsa della comunicazione sui social, del web e tutto, quindi bene questo. Dall'altra, la cosa positiva, io credo che è proprio che sta dimostrando, e diventando sempre di più strumento necessario, oltre che pratico, utile, che se hai qualcosa da raccontare ai contenuti, vai avanti. Se no, i soldini per pagare la pagina pubblicitaria, l'ha sponsorizzato tutto, a un certo punto finiscono, sì, o ti portano molto poco lontani. Quindi ritorniamo alla classica storia dell'organico, quindi una crescita costante, coerente e di engagement, come dicono quelli fighi, con un pubblico che realmente esiste. E quindi qua c'è l'amico Tommaso Mello che lavora da tempo nel prodotto, tutto verissimo, ma la chiave è la strategia e l'integrazione del piano editoriale, che viene proprio dalla storytelling e appunto ci conferma dal DNA del mar, quindi bellissime le parole che hai detto, e penso, grazie, si riferisca ovviamente anche a te, che sei veramente da questo punto di vista forte. Allora, una delle cose che a me personalmente fa impazzire del tuo modo di comunicare, tolto il fatto ovviamente delle cose da mangiare, che come sanno tutti gli amici sono una buona forchetta, e quindi divento esatto, pazzo di questi abbinamenti qua, e del fatto che tu abbia passione anche per la buona cucina, tra l'altro non solo nei ristoranti, ma ovviamente anche homemade, perché ti piace, anche dilettarti, perché spadellare, o cucini o ordini, da quanto o ordini, pare. Ordini. Però l'altra cosa che mi piace da impazzire, e torniamo sul tema della sostenibilità a più ampio raggio, insomma, non inteso nella sostenibilità del materiale stesso, ma nella durevolezza del prodotto, specie sulla scarpa, è il discorso della cura della scarpa, quindi della sua manutenzione. Sì. E tu hai fatto un sacco di video in questo senso, sinceramente veramente molto interessanti, dove io, che ho da tempo diverse scarpe di quella tipologia, però a casa sinceramente non ho mai azzardato, anche perché tra le mie qualità ce ne sono tante, ovviamente sono tantissime più i difetti, ma tra le qualità non c'è sicuramente, diciamo, la manualità, quindi, okay, quindi da questo punto di vista. Però mi sono portato, non da casa perché sono a casa, però eccolo qua, un ottimo, Alden, una delle ottimo, primissime, forse la prima Alden che mi sono potuto permettere tanti anni fa, circa un 12-13 anni fa, quindi vedete che è una scarpa che ha una storia, ancora esiste, ora è malconcia davvero, quindi l'ho presa davvero malconcia, quindi il classico Cordovan, no? L'allacciata è Cordovan della Alden. Questa ha avuto diverse problematiche. La prima non l'ho fatto da solo, mi sono azzardato, qui a Milano l'ho portata da un calzolaio che, ahimè, non aveva grande cultura di prodotto,
e quindi me l'ha trattata, quindi ricordiamo il colore proprio classico dell'Alden Cordova, quindi Certo. quel bordeaux vinaccia classico che conosciamo, no? Me l'ha lavorata con un prodotto che era probabilmente adatto a un pellame sui toni del marrone, del testa di moro, quindi mi ha prima di tutto completamente alterato il colore. Certo. Dopodiché, per fortuna, in seconda battuta, questa è una scarpa, ovviamente, ne ha fatti Di di chilometri. chilometri, no? Ne ha camminata di strada, avendo preso tanta acqua, perché un giorno ero sotto una giornata di diluvio universale, mi sembra che fossi in giro per il Piemonte, adesso non ricordo, ho portata da un altro calzolaio che ho scoperto e con una cifra interessante, penso, per il tipo e il valore di questa scarpa, siamo tra i 100 e i 150 euro circa, e mi è stata tutta fatta la Risuolata. risuolatura a mano. Ovviamente poi bisogna stare attenti a non prenderci l'acqua, adesso però è rimasta lì, come un po' come cimelio, ovviamente nel tempo ne ho acquistate altre, però Certo. era per introdurre, proprio con un prodotto alla mano, questi, chiamiamoli tutorial, ma assolutamente belli, fatti da te, organizzati da te tramite i social, e io li trovo interessantissimi, coinvolgenti, e oggettivamente, ragazzi, fatti benissimo. Io te l'ho detto altre volte, tu Grazie, c'hai una sicuramente. mano sulla, te l'ho anche chiesto, infatti, ero curioso, dico, ma caspita, ma le foto, queste situazioni, fai tutto te. Sì, hai questa passione, questa Sì, anche dote, e perché quando... sinceramente a me ha incuriosito, ma comunica tantissimo. Grazie. Allora, intanto preciso subito che i tutorial che vedi sono tutorial poi agli occhi del pubblico, quelle sono scarpe di clienti che ci portano per la manutenzione, perché diciamo che noi, quello che dicevo prima, siamo scarpari a 360 gradi, quindi anche il servizio di calzoleria lo facciamo interno fino a quando possiamo e poi ci appoggiamo a dei laboratori esterni, come nel caso della lavorazione che tu hai fatto fare all'Alden, che abbiamo un signore, neanche un ragazzo, anzi speriamo che abbia Ecco, quello lì lasciato... sarebbe un altro settore, me lo dicevano, no? Anche i genitori, così dice, caspita, quelli là sono i mestieri che poi nessuno vuole più fare, Esatto. quello dell'artigiano, che sia il calzolaio, il Sì. falegname e tutto, che sono non solo utilissimi, non moriranno mai, oggi più che mai non se ne trovano, e quindi bisogna sempre, il sarto, pensiamo ai sarti, Sì, è e poi vero. alle persone che sono più in là con l'età e quindi rimettono la loro esperienza e le loro capacità a disposizione del mondo del lavoro. E poi dei Sì, è negozianti o delle, dei, vero, è vero. dei, dei privati, perché non si trovano. Ripeto, io per primo non ho manualità, non ho pazienza, quindi faccio mea culpa anche da questo punto di vista. Non sono, diciamo, non sarei la persona adatta per fare questo. Però in effetti è molto È molto difficile che io e difficile. te possiamo trovare dei nostri coetanei che fanno questa tipologia di lavoro, Guarda, manutenzione sulla scarpa. qualcuno ce n'è di più giovane, ci sono tantissimi stranieri che fanno questa tipologia di lavoro. Devo dire però che poi c'è una distinzione da fare, perché noi di laboratori esterni ne abbiamo un paio. Ce ne sono alcuni dove noi ci forniamo per la risolatura completa della suola, che ti confermo il prezzo che tu hai pagato. Noi qui lo facciamo pagare un po' di più perché costa 150 euro totale, fatto in gudia, a mano, noi te lo rifacciamo addirittura con l'increna. Se hai il fondo d'ainite, compriamo la d'ainite originale, quindi è come se tu lo mandassi alla Church, il vecchio metodo, diciamo. E poi abbiamo dei calzolai dove magari mezze suole in Vibram da incollare e basta. Quindi bisogna prima fare una distinzione di tipologia di calzolaio e poi pure lì c'è da fare una selezione. Comunque, a prescindere da questo, no, volevo dire che le scarpe che si vedono nei tutorial sono assolutamente tutte di clienti che ce le portano per fare questo tipo di ristrutturazione, perché come dicevi tu, il nostro prodotto che è longevo per noi è quello il risparmio. Invece che farti comprare 4-5 paia di scarpe l'anno, che noi siamo comunque contentissimi se ti compri 4-5 paia di scarpe l'anno, però puoi benissimo comprarne una o due che ti durino 20, come tu nel caso della tua Alden. Intanto faccio un'altra premessa: il cavallo è particolarissimo da trattare, perché come pellame intendo. Le Alden sono famose per essere Per la prodotte in culatta. questo, esatto, per la culatta di cavallo, che è proprio la parte del sedere alto che ha tantissimo spreco, perché è piccola, se voi immaginate un cavallo. Quindi con circa un lato si fa due paia di, si fanno un paio di scarpe con un lato di chiappa. Si può dire tanto chiappa. Si può dire, non siamo in Esatto, fascia quindi, protetta. esatto, quindi il cavallo intanto è molto delicato e molto complicato da trattare, tant'è che spesso si consiglia di trattarlo a secco, quasi senza niente, proprio per lasciare il più vivo possibile il colore originale, per togliergli le impurità che la pelle, diciamo, si incorpora nel tempo, quindi polvere, se tu non la spazzoli tutti i giorni, eccetera. E questo spesso si usa con un corno.
che praticamente non fa altro che stirare e contemporaneamente levare dai pori della pelle tutta questa sporcizia, senza passare nient'altro, e la scarpa torna lucida. È un processo un po' particolare, perché poi questi corni non sono, come si dice, commercializzati in tutto il mondo, quindi è un po' complicato da trovare. Di sicuro usare i marroni è la cosa peggiore. Se non avete il lucido neutro, quello quindi quello incolore, trasparente, una volta dato, è meglio il nero. Perché spesso non ci si fa caso, ma le scarpe Bordeaux sono allacciate con lacci neri e le suole sono nere, quindi vanno più verso il nero che verso il marrone, a differenza appunto delle scarpe nere che hanno tutti i fondi un po', no, con delle tonalità sfumate di marrone. Comunque, il primo passo è sicuramente cercare di togliere la polvere da sopra, e lo si fa con una spazzola a setole un po' dure, così leva tutto lo sporco superficiale dalla tomaia. Nel caso della Alden, il passaggio successivo è di farlo con un panno leggermente umido. So che è assurdo trattarlo con l'acqua, ma tanto l'Alden, il cavallo, scusate, è talmente tanto idrorepellente che non lo tocca proprio. Il problema è un po' più da sotto con il cuoio rispetto che da sopra con il cavallo. Decisamente, decisamente Esatto. sì, questo lo conferma appunto proprio, era l'esempio che facevo vedere, il problema è dovuto, è stato l'obbligo di fare la risolatura anticipata, non era la prima volta per i tanti chilometri, per il fatto che si era imbarcata, come si Certo. potrebbe usare in tenere, proprio perché il cuoio aveva preso troppa acqua, ma il pellame ovviamente non aveva subito nulla, tranne qualche normale Certo, macchia che sì, poi o diciamo piega, trattandola va chiaro. via. Tra l'altro, un consiglio mi permetto di darti: non è detto che a quel tempo tu avessi per forza bisogno della risolatura completa, perché diciamo che quelle suole lì, la cucitura che si vede nella suola che tu hai fatto vedere prima nella scarpa, è strutturale, ma arriva fin sotto al piede. Quindi in realtà non è che se tu camminando acqua o meno ti si consuma quella prima parte di cucitura, è compromessa la struttura della scarpa. Assolutamente no, la cucitura corre fin almeno per 2 centimetri, 2,5 centimetri fin sotto il tuo sottopiede, quindi non hai nessun tipo di problema. Per ovviare a questo e diciamo allungare un po' i tempi della risolatura, che comunque ha un costo che, come abbiamo detto, non è poco, ma in relazione soprattutto alla Alden è pochissimo, basterebbe la carta. Diciamo, il giorno che tu prendi una determinata quantità di acqua, quindi che senti il piede già umido, una volta tornato a casa, se hai le forme in cedro, ovviamente sono ancora meglio. Meglio però delle forme in plastica è la carta di giornale, un po' più, diciamo, consistente rispetto a quanto ne metteresti usualmente, quindi ti stende la pelle, te la tiene in forma, ma soprattutto fa quello che serve di più: assorbe tutta l'umidità che il cuoio ha, diciamo, assimilato durante la giornata, e seccandosi dritto tende a rimanere un po' più dritto nel tempo. Quindi diciamo, però hai fatto benissimo, perché tanto, ripeto, una scarpa che noi oggi vendiamo a prezzo intero a 1120 euro, 150 euro per 12 altri anni di vita sono ben spesi. Decisamente sì, da quel punto di vista sono per il poco ma buono. Ecco, ho il piacere, devo dire, ho testato varie scarpe, Certo. non tutte, quindi ho il piacere di avere tre paia di Alden, quindi sia diciamo la classica Cordovan che l'allacciata nera, un mocassino. Dopodiché mi piace molto, mi sono sempre trovato molto bene con le Trickers e ho varie soluzioni anche da quel punto di vista. E grazie a un amico comune che è Stefano Giulini, Come no? ho potuto togliermi un grande sfizio, quindi di poter indossare e avere anche ai piedi un paio di John Lobb. Quindi diciamo Ottima che scarpa. però tutto il resto che mi affascina, quindi sia Edward Green che Crockett & Jones o altri, diciamo, nomi importanti, non ho avuto ancora il piacere. Sulle sportive ovviamente Parabut, queste situazioni Certo. qua, però diciamo adesso parlavamo di scarpe un pochino più leccatina, se così si può Sì, dire, sì, insomma. sì. Che poi la cosa interessante che uno spesso non sa è che anche la distinzione che tu hai fatto tra scarpa sportiva, quindi diciamo prendiamo Parabut o Red Wing, rispetto a John Lobb ed Edward Green, diciamo che quando uno dice scarpa sportiva spesso concettualmente se la immagina un po' più economica. La verità è che in questo caso spesso costano di più, perché in comune con queste grandi scarpe hanno la costruzione. Scarpe come Parabut o come Red Wing, che tutto potremmo pensare, fuorché essere simili dal punto di vista della costruzione a una scarpa come Edward Green, invece sono costruite alla stessa maniera. Quindi in realtà c'è anche modo di fare una scarpa sportiva di qualità superiore a quella a cui siamo abituati, fondamentalmente. Ma il Buongiorno a tuo tutto. papà, guarda, Carlo, ma associo perché comunque tuo figlio è veramente forte. Grazie, detto da lui, poi vale doppio. Da te pure, ovviamente.
Comunque, certo, quello un poco di quello che so me l'ha insegnato lui. Poi lui dice sempre: io non gli ho mai insegnato niente. Però io, stando accanto, assimilavo, mi piaceva questo mondo. Poi lui mi ha sempre detto non farlo mai. Io invece, ovviamente, come spesso succede quando un padre ti consiglia il contrario, tu poi fai esattamente l'opposto ed eccoci qui. Però direi che veramente, a parte sicuramente contento lui, quello che traspare sempre veramente, soprattutto in queste chiacchierate, è che tu sei felice di quello che fai, fai una cosa che è il tuo, che è il tuo. Poi lo stai facendo, ovviamente, come dicevi te, in un altro modo, la stai comunicando in un altro modo, magari anche agli stessi clienti, ne stai prendendo degli altri che si stanno avvicinando a questo mondo della calzatura, magari giustamente deviandoli anche su altre tipologie di prodotti, perché voglio dire, la forchetta, anzi la forbice è talmente ampia lì Sì, è all'interno. vero. Oggi non so quanti brand, diciamo, di quanti nomi in termini di calzature, e poi so che stai anche allargato giustamente con delle piccole proposte, delle piccole chicchette anche a qualcosa che completi, no? Quindi la parte un po' Allora, d'abbigliamento, anche tu sempre hai quella questa. passione di un gusto, diciamo, heritage Sì, è vero. nell'accezione del fatto di prodotti che abbiano una storia da raccontare. Assolutamente. Diciamo che questa poi, tra l'altro, è la grande differenza che c'è sempre stata tra un po' il negozio che era quello di mio padre e un po' quello che è il mio, perché, tra virgolette, anche mio padre ha sempre avuto un occhio su, sai, trench, borse da lavoro, accessori per uomo comunque. È chiaro che erano molto limitati perché la verità è che non ce n'era il bisogno, perché tanti anni fa, fortunatamente, le scarpe si vendevano bene, c'era un gusto, c'erano meno sneakers intanto a fare la concorrenza, e in più c'era ancora un gusto nel vestirsi in un certo tipo di modo per determinate occasioni. Quindi, sai, quando ti dovevi mettere un abito, un appuntamento di lavoro, in ufficio, insomma, quando avevi un outfit più o meno veicolato, eri costretto a portare un certo tipo di scarpe, o comunque, diciamoci, tutto, c'era anche un altro tipo di possibilità, la verità è questa. Quindi io oggi tutto quello che c'è intorno è sicuramente a gusto mio, e anzi il negozio che è oggi è molto più vicino a me che a quello che era mio padre, perché io comunque avrei fatto un certo tipo di inserimento anche in quel contenitore lì. Mi piace perché poi la verità è che noi diciamo sempre, spesso diciamo che un uomo ben vestito ma con delle brutte scarpe rimane un uomo con delle brutte scarpe. E, insomma, sono quello che un po' ti fa distinguere da tutto il resto. Il vestito è facile mascherarlo, la scarpa, se è bella, a differenza di una brutta, si vede e soprattutto ci stai bene tu dentro. Questo però non toglie il fatto che sopra devi portare uno schifo o una tuta, insomma. Quindi è più un veicolare tramite un total look che poi è anche un po' più facile da produrre, da proporre sui social, per poi far arrivare al prodotto che è il nostro core business, che è appunto la scarpa. Comunque in questo i social ci aiutano tantissimo, perché almeno a me mi hanno fatto scoprire un mondo che lo pensavo per pochi, e in effetti siamo pochi, però molti di più di quelli che pensavo. E quindi mi piace tantissimo poi relazionarmi con magari gente che è appassionata di abiti, è appassionata di vintage, però sotto alle quali poi gli piace portare un certo tipo di scarpa e non una cosa un po' più modaiola o di brand. E quindi quello che noi facciamo nelle calzature per proporre un certo tipo di prodotto con una qualità e una storia dietro, lo riportiamo nell'abbigliamento. Il difetto, se vuoi, della mia parte di abbigliamento è che è un po' poca, diciamo, per essere una sezione di abbigliamento. Io purtroppo compro in base al mio gusto. Ripeto, spero che sia più comune a tutti, e quindi io, quando mi piace un determinato brand di pantaloni che fa un certo tipo di modello, io compro quel modello in 5 colori, e se uno che viene nel mio negozio gli piace quel pantalone, bene, se no ho assolutamente amici come prima, ecco. C'è talmente tanto prodotto e tanto vastità di qualità in giro che, ecco, a noi ci interessa più delle scarpe che dell'abbigliamento. No, questo sicuramente, però diciamo che in modo intrinseco hai lanciato un altro messaggio che condivido appieno. È giusto che nel tuo negozio, che prima di tutto è tuo, ok, tu prenda le cose che ti piacciono, perché è coerente a quello che sei te e a quello che è il mondo che hai creato e che offri ai tuoi clienti. Quindi, a prescindere dal gusto, che ovviamente è soggettivo, Sì, è chiaro. assolutamente personale, è chiaro che uno quando entra legge e respira quello che poi è il tuo mood, il tuo spirito, che è quello che dovrebbe essere di base sempre, ma come sappiamo spesso Certo. perseguire, no, le
i canti delle sirene, chiamiamole così, alcuni negozi sono magari in dei momenti persi per strada, tante volte il consumatore è rimasto poi disilluso da alcuni messaggi, no, che ha lanciato, sì, che sì, dei motivi anche, è vero. Uno dei motivi tra le varie difficoltà della situazione legata alla parte economica, però probabilmente è proprio anche questo tipo di messaggio e la incapacità in un modo o nell'altro, non solo del consumatore di ascoltare e interessarsi, perché poi questa va provata, come fino a prova contraria va valutata anche magari da parte del negoziante stesso, sì, di proporre una selezione coerente, soprattutto, oltre che coerente, avere questo tipo di preparazione, perché non è detto ovviamente che uno entri da te, ti chiede un paio di scarpe e vuole sentirsi tutta la, tra virgolette, la spiega, però visto che ci sarebbe la possibilità che uno può averla e può richiederla a fronte di un acquisto di una certa tipologia, questo arricchisce sicuramente tanto il consumatore finale, ma come sappiamo e si vede, traspare da come parli, da come racconti, ti appaga, è una libidine, se vogliamo usare quel termine, no, che negli anni, quando eravamo ragazzini noi con quei film must cult, diciamo, sì, un termine abusato e utilizzato, però è una tua personale godimento e sono piacere anche quello... ed è una delle cose più belle. No, no, è vero, io sono d'accordissimo e quando mi si chiede sono felicissimo di poter raccontare tutto quello che so per poi concludere una vendita, ma spesso ci capita pure di consigliare il negativo, cioè spesso ci capita di dirci guarda, secondo me sta scarpa non ti sta benissimo, sai, ti sta un po' stretta, non c'è la mezza misura in più, quello, guarda, quello è il è difetto, meglio che non la compri. Quello è il difetto di due tipi di persone, prima di tutto delle persone per bene, quelle sincere, e poi dei negozianti che sanno fare il proprio lavoro, quindi che non vogliono che un cliente compri tanto per comprare, ma vogliono avere la soddisfazione che vada via ben vestito, ma nel senso non più bello o meno bello, ma con il prodotto Sì, corretto, quindi non esatto. spingere la vendita tanto per spingere, perché poi tanto sarebbe un fuoco, è un fuoco di paglia, è effimero, perché là è iniziata, è finita, e lì è finito, non ci sarebbe poi continuità di No, rapporto e anzi, non riporta, io non dico genera. sempre, esatto, no, ma dico sempre il contrario, che immaginati uno che a fine giornata torna a casa con delle scarpe scomode, per qualsiasi motivo, adesso ce ne sono un milione, Sì. però uno di questi magari sta a cena con degli amici e dice Madonna, mi devo levare queste scarpe che sono scomodissime. Sicuramente qualcuno gli chiederebbe dove le hai comprate e senza doversi nascondere direbbe Brugnoli, ovviamente. Questo sarebbe poi un passaparola al contrario, negativo. Quindi questa è la cosa più importante che noi non dobbiamo fare, cascare nel tranello di dover fare per forza la vendita, perché nell'immediato effettivamente c'è bisogno di fare le vendite, però la verità è che la differenza rispetto a tantissimi negozi di scarpe nostri colleghi, senza ovviamente nominare Stefano, che è un must, e anzi dobbiamo solo che imparare tantissimo da lui, e ci conosciamo a vicenda, abbiamo brand a vicenda, io Triggers lo tratto e ovviamente passa tramite lui, quindi assolutamente, è proprio questo, dobbiamo difendere questa categoria di scarpe, passami il termine, perché No, no, spesso... guarda, proprio nei giorni scorsi, così la sera di tanto in tanto mi collego un po' per delle chiacchiere, che io, in parte sono dei deliri, in parte sono, diciamo, anche un modo, ormai è diventato anche un modo per me di, come il defaticante, cos'è quello, il defaticante, la corsetta defaticante, no? Quindi una Capisco chiacchierata così perfettamente. a ruota libera che comunque mi tiene attivo il cervello, ma allo stesso tempo mi fa rilassare. E parlavo proprio di una delle tematiche, quindi cioè, se dovessi consigliare, l'ho fatto anche scrivendo una guida a negozi specifici di calzature da uomo, di quel tipo di calzature da uomo in Italia, veramente se non sulla punta delle dita di una mano, Su due. Sì. poco di più, diciamo, ma non arrivi a concludere la seconda mano, ecco, quindi Sì, sono partendo appunto d'accordo. dal nord, quindi dai Liprandi e dal negozio di Milano di Stefano e della sua famiglia, passando ovviamente per Roma, sul tuo, piuttosto che lo storico Gichi, ma non ce ne sono Assolutamente. molti, Pintucci a Bari, Borghini a Brescia, Cappelletta a Treviso, ma ce ne sono poi, il Assolutamente. Bartoli, Giuseppe Bartoli a Forte dei Marmi e Pietrasanta, ma ci sono veramente molto molto pochi, molto molto pochi, Sì, è soprattutto verissimo. sicuramente quello che dicevamo, probabilmente tranne te e Stefano, siete coetanei, vedete quel mondo lì per tradizione familiare, per una serie di cose, ritorniamo a quel discorso che poi Certo. è difficile incontrare delle persone under 40 in questo contesto qua, con una preparazione Guarda, sono specifica, ripeto. d'accordissimo.
No, sono d'accordissimo. Noi spessissimo questo discorso te lo lego a una delle prime cose, che il 90% dei clienti che entrano qui e si approcciano a questa calzatura, neanche per la prima volta, ma magari è la terza, la quarta che si comprano perché le altre sono finite nel frattempo. La prima cosa che ci dicono è: questa è una scarpa scomoda. Parlo di calzatura classica, cioè, scusami, parlo di calzatura in Goodyear. Ecco, diciamo così, così abbiamo un segmento ancora più Sì, specifico. Specifico. La prima cosa che viene detta è che sono scarpe scomode. E noi è su esattamente questo, perché secondo me, visto che oggi andiamo incontro e io per primo mi vesto con un certo tipo di comodità, mi piace stare largo, i pantaloni con un certo tipo di gamba, le giacche con un certo tipo di giromanica, eccetera, 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 è esattamente la stessa cosa sulle scarpe. Allora è chiaro che nell'abbigliamento, se tu ti compri una, due taglie di più, a seconda della vestibilità, un maglione in più, un maglione in meno, lo mascheri. Nella scarpa, se troppo larga, te la perdi, se troppo stretta, ti fa male. Però la verità su queste scarpe è che sì, sono più pesanti di scarpe in gomma, ma la comodità è solo data dall'acquisto corretto. Cioè, se una scarpa da ginnastica ti puoi permettere di comprartela giusta, giusta, sai, giusta, giusta, te lo metto tra virgolette, queste scarpe no, perché hanno un altro tipo di forma, un altro tipo di pellame, il tuo piede si scontra con un altro tipo di opposizione, quindi non può stare giusta, giusta. Questo è un concetto un po' basilare, ma che è per noi alla base della vendita di una scarpa, di qualsiasi brand, che sia nostra, che sia Alden o chiunque. Certo. Tant'è che Alden è una delle poche aziende che quando tu compri, oltre che la complicazione di dover trattare con l'America in maniera diretta oggi purtroppo, ti vieta la vendita online delle scarpe. Non tanto perché non vogliono, perché poi intralciano il loro mercato, perché tanto purtroppo è difficile che oggi un negozio come il nostro, multibrand, abbia così tante possibilità di fare una collezione vasta, quanto perché loro ti dicono che la Alden è una scarpa talmente tanto particolare alla calzata, fatta di talmente tante sfaccettature, che venderla online senza che la provi con una persona davanti, cosciente di quello che ti sta vendendo, perché poi comunque fai spendere 1.000 euro. Quindi, cioè, ti devi relazionare pure in un certo modo, capito, in base al prodotto che stai offrendo, non te la fanno vendere online. Quindi. Sì, ma ritorniamo al discorso veramente di come poi il servizio al cliente online o diciamo virtuale adesso tramite le videochiamate, ma soprattutto quello in negozio, è essenziale. Anche a Sì. me piacerebbe tanto mettermi più mocassini, però avendo il difetto del collo del piede alto e quindi il mocassino va a stringere, a costringere, oltre che brutto proprio Sì, visivamente, no? assolutamente, Visivamente, assolutamente. però uno tante volte si impunta e invece è fondamentale che trovi dall'altra parte una persona capace, cosciente, che sappia consigliargli quella che è la calzatura più adatta in base alle esigenze, anche negli abbinamenti, ma anche a livello di calzata, perché pure lì provare una scarpa, no? Fai le prove, ti abbassi, ti alzi, mi tocca, non mi tocca, capire quando davvero una Sì, è scarpa ti giusto. sta bene, no? La mezza, la cosiddetta, è meglio prenderla a mezza misura di più che di Assolutamente. meno, come dicevi te, per quanto riguarda altre scarpe, dove ti puoi permettere di prendere quella che ti sta giusta, giusta, insomma. Sì, Senti, sono d'accordissimo. io chiacchiererei per ore perché sei veramente forte, te lo continuo a Ma ribadire, non è sempre un ho piacere. Emma. E due cose per concludere. Allora, e la facciamo una piccola sbirciata nel negozio, la diamo diciamo sulla fine dei saluti, tanto però ti chiederei di partecipare anche te a quello che ho ribattezzato rubando da Claudio Cecchetto questa terminologia, quindi non me ne voglia, spero che non mi quereli e tutto, l'ho chiamato Gioca Giuè. Ho deciso, diciamo, nell'ultimo ciclo di dirette di chiedere la fine delle dirette ai miei ospiti, per modo di dire, non senza, diciamo, voler fare qualcosa altisonante, come sei abbigliato oggi? Lo faccio vedere, non lo sapevo. Però guarda, dicevo stamattina, parlavo io, il classico gruppo su WhatsApp con i miei amici storici, pochi ma buoni, tra virgolette, che tra l'altro scrivono e li saluto. E stamattina sono uscito di casa e ho detto: guarda, farei qualsiasi cosa pur di rimettermi una camicia come è stato ieri, o un pantalone, uso lo specchio del negozio. Perfetto. Quindi
Quindi allora, io ho un jeans di trama rossa che quest'anno è uscita con una collezione in collaborazione con Fortella, anzi no Fortella, scusate, con Con Alessandro Squarzi, Squarzi. esattamente il quale ha portato, diciamo, in trama rossa tutto un po' quello che è il suo mondo, quindi appunto l'heritage americano, giapponese, con vestibilità abbastanza comode, cimose rigide, non elasticizzate, quindi un certo tipo di... Tra l'altro mi allaccio al discorso dell'abbigliamento che facevi prima, in quanto portare un certo tipo poi di pantalone, in questo caso, che è la cosa più vicina alla scarpa, dà solo un certo tipo di valore in più, scusate il gioco di parole, appunto alla scarpa, perché se tu porti un pantalone skinny o un pantalone troppo largo o un pantalone troppo lungo, è chiaro che poi anche la scarpa Normale, che tu hai... la stessa scarpa ha totalmente un'immagine diversa, Esattamente. quindi come ogni cosa va contestualizzata nel giusto modo. Esattamente. Quindi questo è il jeans. Poi ai piedi ho le sneaker già estive, giusto perché ieri siamo entrati in primavera di Berwick, una specie di, diciamo, non ce ne vogliano loro piana, ma comunque siamo Sì, lontanissimi. Esatto. con quell'effetto, diciamo così, un po' comodo, pantofolato. Esattamente, esattamente. La giacca che ho addosso è dei ragazzi di Pantamolle, che saluto, Francesco e Pier Giacomo. È un Anche pezzo loro sono della... altri personaggi veramente forti dal punto di Bah. vista della comunicazione, eh? Sono due Incredibili. belle teste. Incredibili, io lo consiglio a tutti. E poi una camicetta a bacchette e un maglione di McGregor, che prima avevo visto in linea, volevo salutarlo, uno Shetland a maglia un po' grossa. Bene, bene. Visto, proseguiamo proprio per i saluti finali e ti chiediamo di poter sbirciare, in parte ce l'hai fatto Sì, sbirciare come all'interno del tuo no. negozio. Allora, poi tra l'altro ormai stando chiusi, ovviamente l'unico modo che noi abbiamo per farlo è con queste specie di release online di cui tutto quello che vedi non è ancora uscito, quindi qualcosa copro, però insomma qualche capetto carino di abbigliamento, poi le solite alternative alle scarpe classiche che noi troviamo in buttero sia la soluzione migliore, ovviamente Alden nelle colorazioni un po' più estive. Abbiamo preso i pantaloni di cui parlavamo prima, quindi con un certo tipo di vestibilità, e qualcosa deve arrivare, qualche polo, qualche cosa. Poi speriamo, perché pure tutta la questione consegne è Ma complicata, guarda, insomma. ne parlavo oggi, adesso in fase di chiusura, però ripeto, poi l'argomento è abbastanza vasto. Ovviamente, come tanti di voi sanno, io da tempo il mio percorso è proprio di sostegno e di comunicazione sul mondo delle boutique multibrand, e questo continuerò a fare, no? Quindi in questo momento qua più che mai non posso non pensare, non portare non solo la mia solidarietà e tutti i miei più grandi in bocca al lupo e la voglia di continuare a fare alle boutique multibrand. Però parlavamo proprio oggi, dicevo, ragazzi, iniziamoci, perché nella primo scossone, secondo scossone, è giusto che ognuno di primo impatto pensi al proprio orticello, no? Come sempre succede. E qua i problemi più grandi ci sono dal punto di vista aziendale, quindi ci Una saranno delle tragedia. problematiche che le aziende si sono trovate e si troveranno a gestire, okay? E che di conseguenza arriveranno poi sul mercato in un secondo momento. Già questa stagione sta arrivando quest'onda lunga, perché l'impossibilità di aver potuto produrre nei tempi giusti, avendo dovuto tagliare dal punto di vista della propria manodopera, avendo avuto problemi, perché tutta la filiera ha avuto problemi, quindi anche i fornitori di Tutto, tutto, tessuti, tutto. pellami, tutto. Quindi diciamo che è tutta una catena, e sempre di più si capisce che, ripeto, sono tutti anelli della stessa catena, ahimè, fino ad oggi spesso troppo lontane e non unite. Quindi dobbiamo fare in modo che queste maglie di questa catena tornino più che mai a essere unite, per fare tutti meglio, con soddisfazione non solo economica, ma soprattutto, e ritorna a dirlo, personale, perché poi se c'è quella, ieri parlavo anche scherzando, perdonami questa citazione, ieri si festeggiavano i 100 anni di Nino Manfredi, no? Una delle sue canzoni più storiche, insomma, no? Tra i vari sketch ha fatto è Tanto per cantà, e ritorniamo a te, diceva basta la salute, un par di scarpe nuove, e poi andata un po' dappertutto, no? Quindi con questo Esatto. augurio ti saluto, ti ringrazio Grazie enormemente, Fede, Pierluigi, grazie a te. perché sono molto contento. Anche a me mi fa sempre molto piacere. Grazie e grazie a tutti. Ciao, una buona Ciao giornata, a Fede, grazie presto. Ciao. altrettanto. Ringraziamo ancora una volta Pierluigi Brugnoli e tutto il team allargato, la famiglia, e mi fa enormemente piacere. Questo ragazzo è una forza. Ciao ragazzi, grazie.